Baronissi, dove è in corso la 18ª edizione della giostra dei Lanaioli organizzata dall'Associazione Cavalieri dell'Irno. Abbiamo ai nostri microfoni la signora Petronilla Pastore, con cui parliamo di questa manifestazione che quest'anno è diventata maggiorenne. Eh sì, è diventata proprio maggiorenne, siamo alla 18ª edizione, è una manifestazione che veramente richiama il successo di pubblico, soprattutto nelle tre serate. Difatti ieri sera abbiamo avuto la prima serata e si è svolto insomma l'alta scuola spagnola, abbiamo avuto ospiti nazionali, artisti e stuntman nazionali, in modo particolare la Sabatino Pastore Horse Show, che ha dato modo insomma al pubblico di far vedere la bravura degli allievi e soprattutto di Valentina Bighignoli e di Sabatino Pastore. Questa sera ci sarà il vero e proprio galà equestre e per finire il clou della manifestazione domani sera, e domani pomeriggio ci sarà dalle 18 in poi il corteo storico che vede personaggi nobili della storia della Valle dell'Irno, in modo particolare la regina Margherita da Durazzo, il figlio Ladislao I, e con la corte nobile sfileranno per le strade di Baronissi per arrivare poi qui al campo, dove ci sarà la rievocazione storica accompagnata da trombonieri, sbandieratori e archibugieri. Ecco, vediamo protagonista il cavallo, se il nostro operatore Raffaele De Chiara, a modo di vedere, bambini a cavallo, cioè qualcuno, qualche animalista sostiene che tra virgolette utilizzate male questi animali. Assolutamente no, mi dispiace contraddire gli animalisti, ma noi la prima cosa che facciamo è dimostrare la passione che si ha per questi animali, tant'è vero che non c'è nessun tipo di maltrattamento, anzi i protagonisti veri e propri della manifestazione sono i cavalli. Grazie. Presente alla manifestazione Enzo Melchiorre, Presidente del Consiglio Comunale di Baronissi, a conferma del supporto dell'amministrazione comunale del centro della Valle dell'Irno per questa iniziativa. Come è articolato? Bene, buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti di voi che ci ascoltate e che ci vedete in video. L'amministrazione comunale di Baronissi è sempre stata vicino a questa manifestazione che oramai dura da più di 18 anni. In particolar modo quest'anno l'amministrazione ci ha spronato, perché abbiamo dovuto cambiare location, e ci ha spronato a farla e si è impegnato molto di più degli anni precedenti. Tante iniziative per i bambini nell'ambito di questa manifestazione? Soprattutto per i bambini. Lo scopo della nostra associazione, di cui io mi onoro di fare parte, è quello di avvicinare il mondo del cavallo ai bambini, far conoscere questo meraviglioso animale ai bambini. E noi infatti nella nostra manifestazione dedichiamo due intere giornate ai bambini, che il sabato mattina e la domenica mattina, che come potete vedere riempiono il nostro campo, e offriamo a loro la conoscenza del cavallo diretto, giri a cavallo, giri sul calesse, e fra l'altro possono avere anche un gelato gratis, tutto offerto dall'associazione Cavalieri dell'Irno. Grazie. L'ingegnere Palmieri supporta l'iniziativa La Giostra dei Lanaioli, perché questa scelta? Perché la Giostra dei Lanaioli, alla sua 18ª edizione, caro giornalista, è una manifestazione che per noi della nostra Baronissi è diventato un appuntamento, un punto di riferimento in questi giorni di fine estate. Quindi è una manifestazione che merita, e noi, aziende del territorio, la vogliamo sponsorizzare, in quanto ci sentiamo, come dire, compartecipi di questa manifestazione, e far sì che essa possa andare avanti sempre più e sempre meglio. Grazie, ministro.